ripartiamo oggi che è il giorno della strage di Capaci, finiamo il 27 con la strage di Georgofili, ma mandiamo un messaggio veramente bello e importante che le mafie si possano sconfiggere, questo è un messaggio veramente forte. Parte dal comune di Terranova Bracciolini, nel Valdarno Arettino, la carovana antimafia di Libera. Nella sala consigliare del comune, Michele Albanesi, giornalista che vive sotto scorta da oltre 4 anni, incontra gli studenti. Quando avevo 6 anni, giocavo davanti alla porta di mia nonna, quando ho visto uscire da un bar 4 persone, 2 si sono bisticciati, uno ha tirato fuori la pistola e ha sparato all'altro a distanza ravvicinata. A distanza di tanti anni, io ancora ci ho stampato nella testa i fotogrammi di quelle scene lì, come erano vestiti, come sono scappati, come il fuoco usciva dalla canna della pistola, come la vittima ha reagito quando è stata colpita. Mi ricordo 5 colpi di pistola che ancora mi ribombano nella testa. E ho visto la morte. Giornalista del Quotidiano del Sud, Albanese, che vive e lavora nella piana di Gioia Tauro, è finito nel mirino della criminalità organizzata per le sue inchieste sull'Andrangheta. Suo lo scoop sull'inchino alla statua della Madonna delle Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti. Responsabilità significa chiamare le cose con il loro nome e cognome, senza nascondersi, senza usare condizionali, proprio perché l'informazione, per quel che ci riguarda, ha una responsabilità maggiore, quello di illuminare le periferie, illuminare quei contesti che possono essere opachi, conniventi con contesti di illegalità e quindi con le mafie. Fare bene questo lavoro significa aiutare tutti. Se l'informazione non fa il suo lavoro fino in fondo, pecca di un'omertà importante e terribile per alcuni versi. A Terranova Bracciolini sarà riconsegnato alla collettività un edificio confiscato alla mafia in località Le Ville. Questo è il luogo in cui sperimentare percorsi di autonomia e progetti di vita indipendenti per persone con disabilità. Noi pensiamo che siano argomenti che non ci riguardano. In realtà ci riguardano. Ecco, allora la guardia deve essere alta, l'attenzione deve essere focalizzata verso la legalità e verso il rifiuto di tutto ciò che ha a che fare con le mafie, con l'illegalità, con l'omertà, e oggi possiamo imparare veramente tanto.